Dato un triangolo ABC, consideriamo due triangoli rettangoli ABD e AC esterni ad ABC, che abbiano le seguenti caratteristiche. L'angolo DBA deve essere uguale all'angolo ACE, che indichiamo con delta, e inoltre AB è l'ipotenusa di ABD, AC è l'ipotenusa di AEC. Occorre dimostrare che DM è uguale ad M. Allora, questo è il momento di interrompere il video e di procedere per conto proprio. Quindi questa è sostanzialmente la figura. Va bene. Allora, adesso quello che facciamo è questo. Sul prolungamento di DP prendiamo il punto F in modo che FD sia congruente a DP. Ok? Allora è abbastanza facile dimostrare che AF deve essere uguale ad AB. Va bene? AF è uguale ad AB. In modo perfettamente analogo, prendiamo un punto, a questo punto G, in modo che GE sia congruente ad EC. Però anche qui, naturalmente, possiamo dimostrare che facilmente che AG è congruente, diciamo, ad AC. Va bene? Allora, attenzione, noi quello che dobbiamo dimostrare è che FM sia uguale ad EDM. No, chiedo scusa, che DM deve essere uguale a EDM. Deve essere uguale a EDM. Quindi questo è quello che dobbiamo dimostrare. Va bene, adesso uniamo F con G. Unendo F con C, che cosa vediamo? Vediamo che DM è una midline del triangolo FBC. Quindi significa che DM è uguale ad un mezzo di FDC. Va bene? La stessa cosa facciamo con M. Se uniamo il punto G con il punto P, vediamo che EM è una midline del triangolo BGC e quindi EM deve essere uguale ad un mezzo di BG. Allora, se vogliamo dimostrare che DM è uguale a M, è necessario e sufficiente dimostrare che FC è uguale a BG. Qui noi abbiamo come obiettivo fondamentale quello di dimostrare che FC è uguale a BG. Allora, guardando i colori, vengono subito fuori, emergono due triangoli che sono candidati ad essere uguali. Allora, uno è il triangolo ABG. Va bene? L'altro è il triangolo AFC. Quindi noi vogliamo dimostrare che questi due triangoli sono congruenti e il gioco è fatto. Allora, i lati verdi sono congruenti, l'abbiamo poc'anzi detto. Allora, dimostriamo che hanno l'angolo compreso uguale. Allora, usiamo come colore il colore azzurro. Allora, osserviamo
che questo angolo qui è alfa, no? È l'angolo in A del triangolo ABC. Ora, questo è delta, anche questo è delta. Questo angolo qui quanto vale? Siamo a 180 gradi meno 2 delta. Quindi significa che l'angolo BAG è uguale a 180 gradi meno 2 delta più alfa. Ora, per ovvie ragioni di simmetria, questo deve essere uguale anche all'angolo FAC. Va bene? Allora, abbiamo dimostrato quindi, per il primo criterio di congruenza dei triangoli, che i due triangoli ABG e AFC sono congruenti. In particolare, questo ci porta a dire che il lato BC è, BG, chiedo scusa, è congruente al lato FC. Va bene? E quindi la dimostrazione è conclusa.